Domenica 2 settembre 2018, stadio Caracciolo Carafa, Rolando Conte di Minturno, l'attesa è finita, è stata un'estate lunga senza calcio, ma finalmente ci ritroviamo, amici di Telegolfo, Davide Guzzardi a raccontarvi Studio Terme Castelforte Pontinia, Giuseppe Capuano alle riprese. Inizia oggi il campionato di promozione Girone D e noi siamo qui per raccontarvi questa prima sfida. Il Studio Terme Castelforte riabbraccia Gennaro Pernice, che riabbraccia a sua volta un campo a lui molto caro. Mister Pernice torna alla guida dei termali dopo due anni e dopo il terzo posto di due anni fa, una cavalcata fantastica in promozione che si chiuse però ai playoff per la promozione in eccellenza, e riabbraccia il campo di Minturno, il campo che è stato teatro di buona parte della sua carriera, con le splendide annate qui proprio con il Minturno, il comune di Minturno che ha il tributo intanto a Rolando Conte, direttore sportivo proprio del Minturno e caro ai colori rosso-blu. L'applauso da parte di tutto il pubblico assiepato sugli spalti del Caracciolo Carafa, appunto Rolando Conte. Dicevamo, il capo del Minturno riabbracciato da Pernice e abbracciato dal Studio Terme Castelforte, che non ha avuto l'agibilità dei campi in cui era solito giocare, quindi il comune di Minturno che ha scelto e permesso ha scelto di ospitare e permesso al studio di giocare le partite casalinghe proprio qui. La sfida contro il Pontinia, andiamo a leggere rapidamente le formazioni dall'1 all'11, proprio cominciando dagli ospiti: Risti, Ceroani, Bottoni, D'Amato, Vanzari, Dell'Isola, Totò, Schiavon, Coia, Costanzi e Pressini. Per quanto riguarda invece il Studio Terme Castelforte, sempre dall'1 all'11, Perillo, Corrado, Franco, Leonardo, D'Alessandro, Zamparelli, Petrillo, Noli, Cenerelli, Martino, Abbattista. Le panchine a disposizione di Fabrizio Cencia ci sono Morichini, Seghetti, Venditti, Bottoni, Di Girolamo, Fiaschetti, Coia, Fontana e Piersanti. A disposizione di mister Pernice invece Venditti, Grimaldi, Signore, Veglia, Cercello, Guastaferro, Mastroianni e Franco. I capitani Gigino Franco per quanto riguarda il Studio Terme Castelforte, almeno questo è quello segnalato, è nostra distinta, quello del... il capitano del Pontinia, lo diremo appena avremo la possibilità, qui non è segnato. Aspetta il fischio d'inizio, il direttore di gara Emanuele Velocci della sezione di Frosinone, come di Frosinone sono anche i suoi assistenti Pasquale Antonio Fiorini e Faiton Gega. È iniziata la partita, inizia il campionato di promozione Girone D, il primo possesso è per il Pontinia, che attacca dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi in completo granata. Studio Terme Castelforte, completo giallo con bande blu dalla sinistra alla vostra destra. Fallo laterale per la squadra ospite, che gestisce il pallone partendo dalla difesa. Si chiama la difesa a centrocampo, è un po' strano. Lancio in avanti. Bella palla in mezzo, lo stop di Coia, è stato ravvisato un tocco con il braccio da parte del numero 9 del Pontinia. Pontinia che ha avuto difficoltà lo scorso anno proprio contro il Studio Terme Castelforte, 4 punti ottenuti dalla squadra oggi allenata da Gennaro Pernice, che è tornato, l'abbiamo detto, ad allenare
il Suio dopo una stagione fantastica come quella di 2 anni fa, portandosi indietro il suo leggendario staff, il sodalizio tra Pernice, Smimmo, Moschetta, proprio dai tempi di Minturno. Questa palla profonda, c'è lo scatto di Toto, è uscito bene Perillo, giovane portiere del 2000. Rilancio con il destro e colpo di testa di Cenerelli, lo stop di Abbattista. Suio ancora in possesso palla, largo a sinistra per Martino che mette in mezzo il colpo di testa di Petrillo. Conclusione centrale parata da Ristic. Ma se chi ben comincia a metà dell'opera, sapendo che comunque il Suio Terme ha avuto tanti problemi nella preparazione atletica proprio a causa dell'inagibilità del campo, di migrare un po' a caccia di un campo di allenamento che è comunque diverso da questo del Carafa Conte. Cenerelli, l'appoggio all'indietro per Martino. Per ricominciare da dietro, Franco col mancino in avanti, il pallone però si perde in fallo laterale. Rimessa che sarà battuta quindi dal Pontinia, cercando di mettere in azione il centrocampo. Una serie di batti e ribatti proprio sulla linea mediana, poi Petrillo che allarga a destra, il lancio in avanti di Corrado intercettato dalla difesa. Cercare ancora Cenerelli con un lancio lungo, non viene trovato, a Battista, qui messo giù ed è calcio di punizione per il Suio Terme Castelforte da posizione abbastanza interessante. Vediamo adesso chi batterà questa punizione. C'è Leonardo sul pallone, così come Martino, il capitano Franco che fa allontanare tutti, almeno Martino si allontana. Vediamo se andrà Franco di potenza o Leonardo col destro a giro sul primo palo. Ristic posiziona la barriera. Ho 6 uomini del Pontinia più 2 del Suio in barriera. Parte Franco direttamente sulla barriera. Leonardo di testa ancora per l'inserimento di Franco. Pallone rimbalza troppo alto per il capitano del Suio. Ristic blocca e spara lungo. Coia abbandona l'idea di intervenire. Leonardo in rovesciata proprio sulla pozzanghera. Ha piovuto tantissimo questa notte e fino a un'ora prima dell'inizio della partita, forse meno di un'ora prima dell'inizio della partita. Adesso è uscito un sole per niente timido. Scende sulla destra Corrado in avanti, bene per Abbattista, subito la marcatura di Bottoni. Abbattista scappa via, riesce a resiste a un altro intervento, guadagna anche la rimessa laterale. Buon avvio di Abbattista, il numero 11, classe 98. Con l'ancora che serve Corrado, l'intercetto da parte di Toto. Cenerelli a ricevere, a fare la sponda, poi a Battista si ritrova il pallone, lo tira malamente sul fondo però. Cambiano il 5, Cenerelli. E Bottoni, no, e Vanzari, scusate.
Va a rinvio di Stitch. La palla che arriva sul centrocampo, il colpo di testa è di Leonardo, che ancora qui suona la carica, viene chiuso sull'out di destra. Rimessa laterale per la squadra di casa. Cenerelli cerca il fondo, va col destro, la palla è uscita e sarà ancora rinvio per Ristich. Studio che sta provando a chiudere il Pontina nella propria metà campo. Pontina che si sta affidando molto a lanci che vengono proprio dal portiere o dalla propria difesa, che vengono però presi e intercettati, almeno fino a questo momento, dal pacchetto difensivo della squadra di casa. Ecco ancora il lancio di Ristich sulla sinistra. Coia fa la sponda, scatta Toto e viene chiuso da Corrado. Rinvio lungo, Cenerelli non può intervenire. E a Battista quasi soffia il pallone a Vanzari, che si deve accontentare del fallo laterale. No, sono fischiato un calcio di punizione. Andrà proprio Vanzari a battere. Il pallone si perde nell'area di rigore del Studio Terme Castelforte. Lo va a bloccare Perillo, pronto al rilancio. Finisce giù a Battista, forse contrastato proprio da Cenerelli. Poi qui travolto Petrillo. L'arbitro deve intervenire, il fallo è di Bottoni. L'arbitro a parlare con il capitano dell'isola. Tanto calcio di punizione, siamo non lontani dall'out di destra, con il mancino pronto a battere Noli. Sul secondo palo andrà con ogni probabilità Cenerelli, che è il terminale offensivo di questa squadra. Ma attenzione anche a Martino e ai suoi tempi di inserimento. Non è salito Franco con la palla sul secondo palo e il colpo di testa è arrivato, ma c'è stata la parata. Buono l'intervento del portiere, come buona la scelta di tempo di Zamparelli. Colpo di testa però non era con la giusta forza. Leonardo ancora a prendere il pallone di testa, lo scatto di Cenerelli, viene fischiato un fallo al Cenerelli, che non sembra per niente convinto di questa segnalazione. Tanto il portiere del Pontina è rimasto a terra, forse una storta. Il campo del Carafa non è famoso per essere un tappeto, insomma, può nascondere insidie di questo tipo. Deve intervenire lo staff tecnico del Pontinia. Questa pausa dal gioco, possiamo informare i nostri amici telespettatori che il campo del Rolando Conte comunque viene ritrovato da una serie di giocatori che proprio con pernice sono stati qui protagonisti con la maglia rosso-blu del Minturno. Da Martino a Cenerelli, Petrillo, Signore, Veglia. Tra giocatori in campo e giocatori in panchina, un bel pacchetto di ragazzi che ritrovano un campo che è sempre stato prezioso per il Minturno. Chissà che questo binomio non possa ripetersi adesso anche con il Studio Terme Castelforte. Ottimo Cenerelli, il suo break in mezzo al campo, poi sbaglia il passaggio sulla sinistra per Martino, ma un'ottima iniziativa da parte di Cenerelli. Recupera palla il Studio Terme Castelforte, che sembra indemoniato in questa fase di gara.
Lancio profondo a cercare proprio Cenerelli, scatta sulla destra Battista, Cenerelli prova a fare sponda di petto ma viene contrastato da Avanzari, lancio lungo, Coia di testa da solo, non può fare granché, arriva Peressini, lo scambio con Coia, interviene Noli però solo per un attimo, Coia si allarga sulla destra, Franco a fare il contrasto, è chiuso Coia, deve allargare il gioco, riesce in un dribbling, poi deve scaricare sulla fascia destra dove è salito Roani, recupera palla Martino, prezioso anche in fase difensiva, messo giù, calcio di punizione per il suo Teme Castelforte, è l'arbitro a dire due parole a Toto. Emanuele Veloci di Frosinone, fino adesso nessun caso particolare, quando siamo arrivati al 12° minuto di gioco, 0-0 tra Studio Terme Castelforte e Pontinia, palla sparata un po' a caso da Zamparelli, ci sarà un calcio di punizione per la squadra ospite dopo l'intervento di Leonardo. Calcio di punizione quindi per il Pontinia, pronto a mettere questo pallone in area. Vediamo Costanzi, Peressini, Coia, ma anche Vanzari pronto ad andare sulla respinta fuori dall'area di rigore, c'è D'Amato. Calcio di punizione però gestito veramente male, può ripartire il suo Terme Castelforte, Martino mette in azione Petrillo, ancora la palla tagliata a cercare l'inserimento di Noli, sbaglia però Petrillo e quindi può ripartire il Pontinia, il pressing offensivo del suo Terme Castelforte se la cava benissimo, la squadra ospite riesce a tenere il pallone in campo ma non a superare la linea di centrocampo, attenzione qui rischia da Alessandro, però conquista un calcio di punizione importante per far salire la squadra, siamo praticamente sulla linea del centrocampo, settore di sinistra, Franco regala il pallone al Pontinia, poi tocca il pallone con la mano, calcio di punizione per la squadra di Fabrizio Cencia. Palla profonda, cercare sulla sinistra Toto, interviene la difesa a mettere il pallone in fallo laterale. Ancora un colpo di testa di Zamparelli a mettere il pallone fuori, guadagna però metri il Pontinia. Praticamente un calcio d'angolo con le mani, la palla profonda in area, sventa di testa Leonardo due volte, prova a mettere anche in moto Martino, prende in controtempo lo stesso Leonardo, fallo per Di Martino, calcio di punizione, l'arbitro sta fischiando tanto. Comunque anche su ogni contatto che può sembrare falloso non vuole evidentemente consentire alla partita di diventare più dura. Il solito assembramento sulla linea d'ingresso all'area di rigore, pallone tagliato, Martino di testa, deve intervenire Leonardo. Lancio lungo, può scattare Cenerelli, Vanzari poi lo mette giù, Cenerelli invoca un cartellino che non arriva, Cenerelli voleva battere velocemente, se la sta prendendo con qualche suo compagno che evidentemente non ha seguito e intuito la sua
La sua intenzione, comunque calcio di punizione per il suo Terme Castelforte, conquistato proprio da Stefano Cenerelli. La battuta col destro, Petrillo, Martino, Battista, Leonardo, gli uomini Cenerelli, gli uomini in area di rigore. Pontinia esce, attenzione, bel controllo di Peressini che può partire, lo trattiene per la maglia Noli e arriva il cartellino giallo al minuto 17. Arriva giallo per Noli, fallo tattico, ha trattenuto Peressini che stava scattando bene ma era praticamente solo. È bastato temporeggiare un po' per permettere ai compagni di arrivare a chiudere il numero 11 del Pontinia. Invece è arrivato questo fallo, possibilità quindi per il Pontinia di gestire. Adesso sulla destra con Roani, il pallone in avanti, lo scambio con Costanzi in mezzo, spazza via la difesa del suo Terme Castelforte, prova a scattare Martino che se l'ha portato avanti il pallone di testa, viene trattenuto, l'arbitro ha già il cartellino giallo in mano. Poche possibilità per il giocatore del Pontinia di cavarsela in questa occasione. Bel colpo di testa di Martino che stava scappando via sulla sinistra, atterrati dal contrasto aereo. Martino è stato abbracciato da dietro, è costretto a fermare la sua corsa. Calcio di punizione con il giocatore del Pontinia che è rimasto a terra. Speriamo per lui chiaramente che non sia niente di grave. Interviene lo staff, spruzzare lo spray magico. Si rialza il giocatore del Pontinia, viene anche ammonito, quindi secondo ammonito della gara, un minuto praticamente dopo il giallo a Noli. Arriva anche l'ammonizione per il capitano del Pontinia dell'Isola, Franco, lungo in mezzo per i guantoni di Ristic. Bene lo stop di petto di D'Alessandro ad anticipare Costanzi. Gestisce palla poi il Pontinia sulla difesa. Lancio a destra per Coia che non trattiene. Sarà rimessa laterale per il suo Terme Castelforte. Corre a Battista il contrasto con Roani e Battista lo sorpassa per un attimo, poi Roani riesce ad avere la meglio, subisce il fallo, calcio di punizione per il Pontinia. Siamo ben dentro il ventesimo minuto, 0-0 il punteggio tra le due squadre. Studio Terme Castelforte che sembra avere qualcosa di più ma che non riesce a trovare trame determinanti in attacco. Buon lavoro della difesa del Pontinia che prova a colpire in contropiede ma spesso sbagliando, come questo lancio, la misura. Questo era fallo laterale, il suo Terme Castelforte ha giocato come se così non fosse, l'arbitro non è intervenuto, c'è il fallo poi di Franco che non ci crede. Allora calcio di punizione per il Pontinia che può diventare pericoloso. Calcio di punizione quindi per i granata di mister Cencia. 21esimo minuto che sta per scadere.
Schiavon con il destro, si allarga, Bottoni sulla destra, lo deve puntare da Alessandro, torna anche a Batista, andare a prendere proprio il numero 3 del Pontinia, va col mancino Costanzi, la traversa dopo la mano di Perillo, l'occasione della partita, la prima vera occasione della partita, arriva al 21esimo con la punizione di Costanzi, arriva poi il fischio dell'arbitro a fermare questa azione di rimessa comunque del Pontinia. Bella la punizione del numero 10 del Pontinia, un mancino potente che è intervenuto Perillo con la mano, la palla è finita sulla traversa, davvero ci è mancato pochissimo perché la partita si sbloccasse, ma siamo ancora sullo 0-0, il Pontinia mena palla in avanti, difende Zamparelli, Franco sbaglia però l'appoggio a Martino in emergenza, Martino che poi interviene a difendere questo pallone, il dribbling su D'Amato, palla in appoggio a Cenerelli che finisce giù, tutto regolare per l'arbitro, Veronica di Schiavon, la palla per Peressini, alza la bandierina l'assistente e l'arbitro, fuori gioco, qualche timida protesta ma poi sostanzialmente tutti accettano la segnalazione del guardaline e il fischio dell'arbitro. Ricordiamo gli assistenti di Veloci sono Pasquale Antonio Fiorini e Faiton Jega. Lancio profondo, Cenerelli non ci può arrivare, a Batista chiuso dal blocco di Vanzari, Ristic in sicurezza. Minuto 24 iniziato da poco, regna ancora la parità al Caracciolo Carafa per questa prima giornata del girone D di promozione. Martino, l'appoggio per Noli che lo lancia ancora sulla sinistra, difende con calma dell'isola di testa, si appoggia a Ristic che gli ritorna il pallone, Leonardo, Martino pressato, passaggio illuminante per Noli, poi il lancio buono di Petrillo per Cenerelli, spalla a spalla con Vanzari, calcio di punizione secondo l'arbitro, sembrato comunque in contrasto spalla a spalla, l'arbitro ha visto qualcosa di diverso e dobbiamo fidarci dell'occhio del direttore di gara, sicuramente più vicino dei miei, più vicini gli occhi del direttore di gara rispetto ai miei. Calcio di punizione quindi per il Studio Terme Castelforte, settore di sinistra, a Batista, Leonardo, Cenerelli, Zamparelli al limite dell'area di rigore, Martino col destro pronto a mettere in mezzo, al limite Petrillo, Noli, sta salendo Corrado, Alessandro e Franco invece a difesa della propria metà campo, palla in sei in mezzo da Martini, il colpo di testa di Zamparelli, il miracolo di Ristic al 25esimo, la risposta del Studio Terme Castelforte alla punizione di Costanzi, colpo di testa di D'Alessandro, la fantastica parata di Ristic a bloccare ancora il risultato sullo 0-0 e a strozzare l'urlo in gola ai tifosi del Studio Terme Castelforte. Pontinia in attacco adesso, il calcio di punizione si incarica
Schiavon della battuta. Cinque uomini del Pontinia in area. D'Amato che parte da lontano, adesso entra in area. Praticamente libero Toto sulla tre quarti. Dovrebbe anche scegliere questa soluzione il Pontinia, palla al limite, tiro da fuori. Invece palla messa in mezzo. Interviene Cenerelli che anticipa Perillo. Calcio d'angolo. Andrà a battere Peressini. Si avvicina Toto per raccogliere la battuta corta che non arriva. Perde molto tempo a posizionare il pallone, il numero 11 del Pontinia. Palla in mezzo con il destro Martino. La spizza diventa buona per Costanzi. Tiro esce un po' mangiato e può rimetterlo in gioco Perillo. Rinvio di Perillo, trova l'altro Petrillo in campo, non riesce poi a tenerla dentro Corrado, questa fuga sulla fascia destra. Coia di testa, però è praticamente isolato Franco a cercare Martino, prende posizione Bottoni. Costanzi di testa aggira ad Alessandro, si porta avanti il pallone superando anche Franco, ma non supera Leonardo. Qui il controllo di tacco di Martino. Noli all'indietro per Leonardo, c'ha spazio il suo per giocare, palla larga su a Battista, c'è movimento in area, Battista messo giù, il fallo di D'Amato. Calcio di punizione, ancora un calcio di punizione conquistato da Battista che ha iniziato davvero bene questa partita. 29esimo minuto, il numero 11 del suo Terme finisce giù, calcio di punizione sgambettato da D'Amato mentre tentava un dribbling verso il centro del campo, verso l'area di rigore. Il Suio a consulto con i suoi battitori. Ancora si allontana Martino, però rimangono quindi Franco e Noli. Martino può essere una opzione per i calci di punizione, lo sa Pernice. Se ci sono però Noli e Franco, un motivo ci sarà. Batte proprio Noli con lo mancino ancora una volta, però la palla finisce sulla barriera. Di nuovo Noli prova a metterla in mezzo dopo la sponda di Cenerelli. Riparte il Pontini e il contropiede, lo scambio tra Coia e Costanzi. Alla fine Franco spazza con lo mancino, esce a valanga Ristic su Martino, l'anticipo fondamentale, poi contatto con Bottoni. Conquista un calcio di punizione ancora il suo Terme Castelforte con Noli. Franco, Cenerelli la sponda, mette però fuori causa a Battista. Ristic per Toto, si appoggia all'indietro. Scambio tra Roani e Schiavon, alla fine il pallone arriva a Toto che non riesce a tenerla. Una carambola, Roani dietro la testa di Toto, palla in fallo laterale. Ancora un fallo laterale per il Suio Terme Castelforte che come in un'azione di rugby guadagna metri con le rimesse. Ancora l'intervento di Roani a mettere il pallone in out.
non siamo lontani dalla bandierina. Pronto Corrado con la rimessa lunga in mezzo a cercare la testa di Cenerelli, pallone che schizza verso Battista, si trova il destro, palla in mezzo, Martino non riesce a intervenire. La palla che poi finisce sul fondo. Scambiano il 5 Martino e Bottoni. Un'altra occasione però per il Studio Terme Castelforte, ha guadagnato metri con le rimesse, poi questa azione di Abbattista. Martino non è riuscito a intervenire sul cross basso proveniente da destra. Adesso Ristic pronto al rinvio. Si posizionano i giocatori di Cencia. Di testa D'Amato. Ancora di testa Bottoni sul rilancio della difesa del Suglio. Costanzi non riesce a rendere il pallone giocabile per D'Amato. La rimessa è per le maglie gialle. Mega gelato. Leonardo di testa. Costanzi non riesce poi a tenerla per Essini. Cenerelli mette giù, arriva l'intervento di Dell'Isola. Per la fine D'Alessandro mette in fallo laterale. Pallone qui diventa quasi buono per Essini. Rimessa per il Pontinia che si porta quindi nella metà campo della squadra di casa. La rimessa lunga per Essini. Di testa libera la difesa e guadagna anche un calcio di punizione. Non particolarmente d'accordo il numero 11 del Pontinia. Va a spiegare le sue ragioni all'arbitro, così come Coia, ma la decisione dell'arbitro è irrevocabile. Calcio di punizione quindi per il Studio Terme Castelforte. Mette il pallone lungo per Illo che batte e ribatte, alla fine finisce sui piedi di Corrado che si appoggia all'indietro verso il suo capitano. Palla profonda poi a cercare lo scatto del solito Martino o di Cenerelli. Palla che si perde, il possesso è granata, la palla profonda a sinistra a cercare lo stop di Toto che arriva. Bella anche la sua girata, bella il lancio, purtroppo per lui era finito oltre la linea del fallo laterale. Non un momento di calcio particolarmente edificante questo, con le squadre che tentano lanci da campo a capo. Adesso un bello scambio tra i giocatori del Pontinia, l'appoggio di Costanzi che poi finisce giù, qui brutto fallo di D'Alessandro, allarga un po' il braccio. Forse è più appariscente che cattivo come contatto. Comunque al 35esimo calcio di punizione per il Pontinia che si stava producendo in una buona serie di scambi. Sull'occasione per essere pericolosa sul calcio piazzato per la squadra di Fabrizio Cencia. L'anno scorso un solo punto strappato ai termali per il Pontinia nelle gare della passata stagione. Pernice a dare indicazione ai suoi, fa arretrare anche a Battista che deve andare a prendere il giocatore sulla fascia sinistra, quindi sulla fascia destra del Pontinia. L'arbitro parlare con Franco e Coia. Ancora il mancino e la palla che esce di pochissimo. C'è stata la deviazione di Perillo e sarà calcio d'angolo. Ancora un'occasione su calcio da fermo
pericoloso. Il Pontinia su calcio di punizione lo ha ben dimostrato in questi primi 36 minuti di partita. Calcio d'angolo, palla in mezzo, esce a vuoto Perillo, poi si ritrova il pallone ed è bravo a capire subito la situazione, poi sbaglia il rinvio sulla destra, lo stop di Abbattista non è perfetto, può ripartire il Pontinia, Leonardo però a chiudere tutto davanti, ancora a cercare Abbattista, bravo D'Amato che trova il pallone, lo scambia con Dell'Isola e poi si conquista un calcio di punizione, l'arbitro poi va a parlare con D'Alessandro, direi a Giurate, il direttore di gara, evidentemente stanco dell'atteggiamento del numero 5 del suo Terme Castelforte, ritenuto giusto dirglielo chiaramente e avvisarlo eventualmente per una sanzione futura. Dell'Isola non riesce a dare continuità all'azione offensiva, ci prova adesso Bottoni sulla destra, il pallone finisce su Martino, fuori, rimessa per la squadra di casa. Alla battuta D'Alessandro, terzino classe 98, lo scatto di Cenerelli si fa vedere a Battista al secondo palo, c'era l'inserimento di Petrillo, l'intercetto della difesa, urla Cencia, vuole maggiore concentrazione evidentemente dei suoi, soprattutto quando si tratta di capovolgere l'azione, qui l'errore di Petrillo. Coia prova a difendere il pallone da D'Alessandro, ci riesce anche dopo essere finito giù, poi Leonardo, intervento da dietro di Schiavon e calcio di punizione per il suo Terme Castelforte che adesso attacca la sinistra proprio con Leonardo, lo scatto a cercare il fondo del campo e il pallone poi diventa ingestibile dopo i rimbalzi sul terreno del Calacciolo Carafa. 39esimo in corso, da più di metà, il rinvio di Ristic, ancora 0-0 tra Studio Terme Castelforte e Pontinia, alza un campanile che Petrillo non riesce a gestire, Noli in pressione, Pontinia in possesso, bello il pallone di Peressini, prova a mettere in moto Coia, guadagna comunque un calcio di punizione. Pontinia che si schiera con quello che sembra un 4-4-2 con Peressini e Coia molto vicini. La palla in mezzo, la chiama con autorità il giovanissimo Perillo. Attenzione però, il pallone diventa qui buono per Coia, 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 salta Perillo, finisce sul fondo, non riesce ad angolare, troppo profondo questo suo dribbling sul portiere, una brutta palla persa però dal suo Terme Castelforte, poteva costare carissima la squadra di casa. Al 40esimo l'occasione ghiottissima per Coia. Finisce qui giù il numero 7 Toto, che sembra anche essersi fatto male. L'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni, ce la fa poi il numero 7, si può alzare con calma. Calcio di punizione per il Pontinia. Vanzari si appoggia su D'Amato,
su dell'isola, scusate. Martino, poi qui subisce il contatto. Calcio di punizione per il Suio. Deve fare attenzione l'arbitro a non perdere il controllo di questa partita. Controllo di Petrillo. Sfida tra numeri 7 con Toto, alla fine il pallone si perde, lo può controllare Bottoni che chiude la porta a Martino e protegge la rimessa dal fondo. Pronto a battere Ristic, siamo nel corso quasi alla fine del 42esimo minuto di gioco, 0-0 tra Suio Terme Castelforte e Pontinia. D'Alessandro, il colpo di testa, la palla che si impenna ancora di più, poi col tocco di Leonardo finisce giù D'Alessandro, non c'è fallo per il direttore di gara, non c'è fallo poi neanche su Costanzi, palla profonda a cercare Cenerelli, rimessa laterale per il Suio Terme Castelforte, è rimasto a terra D'Alessandro. Che si rialza poi del 5 con Coia, zoppica un po', D'Alessandro deve resistere meno di 3 minuti per quanto riguarda il tempo regolamentare, poi sarà intervallo o almeno recupero, vedremo poi quanto deciderà di far recuperare l'arbitro. Colpo di testa qui di Bottoni con la palla che si impenna e finisce nuovamente in rimessa per la squadra di casa. D'Alessandro per Martino, pressato, non riesce a servire un compagno, prova a ripartire il Pontinia, poi c'è il fallo di Noli in questo tentativo di riconquista del pallone, calcio di punizione per il Pontinia. Salgono tutti, andrà a battere Ristic verso destra, sbaglia però la misura del lancio, chiede scusa Costanzi, se è un errore di posizionamento anche da parte del numero 10 della squadra ospite che prova adesso a lanciare un pallone profondo, Coglia non ci può arrivare, la spazza la difesa del Suio, Cenerelli salta e fa una sponda di petto per Martino, intervento lì dell'isola, Martino di prima, ancora però le squadre ad annullarsi sistematicamente come si prova a superare la tre quarti, Roani, Peressini, Noli riesce a toccare per Martino che gira bene per Petrillo, controllato da dell'isola, Petrillo la spara alta. Una buona occasione qui per Petrillo. E parità che non riesce ad essere scalfita. Dalle due squadre in campo, ancora 0-0. Sono aumentate le occasioni da gol, pur non essendo state tantissime in questo primo tempo. Adesso la palla buona per Cenerelli che prova ad arrivarci. Si allunga Ristic con molto coraggio sull'intervento di Cenerelli. Subisce anche il tocco e quindi il fallo da parte dell'attaccante di Pernice. Necessita l'intervento dello staff medico mentre abbiamo superato il 45esimo da almeno 25 secondi. Diciamo delle occasioni, ce ne sono state un paio di testa per il Suio Terme Castelforte prima delle intorno ai 10 minuti, la gara era cominciata da 10 minuti circa
Poi al 21esimo la punizione di Costanzi, la traversa del numero 10 del Pontinia a far suonare per la prima volta il campanello d'allarme alla porta difesa da Perillo, che si è però ben disimpegnato anche sulla punizione successiva. Poi ancora di testa ad Alessandro per il suo Terme Castelforte. Due occasioni consecutive per il Pontinia al 27esimo e al 40esimo, con Coia che ha dribblato Perillo, salvo poi depositare il pallone sull'esterno della rete. E poi adesso al 45esimo, dopo una buona azione, Petrillo si è trovato davanti a Ristic, ma ha sparato il pallone fuori col mancino. Coia all'indietro, Roani la spara in avanti senza molto criterio, a Battista a rincorrere inutilmente questo pallone che finisce in fallo laterale. Chiede la squadra più compatta Pernice. Deve avanzare Roani per battere questa rimessa a Battista. Ancora palla sparata davanti, Coia, poi gioco pericoloso di Toto che viene ammonito. Nel recupero del primo tempo arriva il secondo cartellino giallo per il Pontinia, terzo della gara dopo Noli e Dell'Isola. Ha ammonito anche Toto per questo intervento in gioco pericoloso su Corrado. E arriva il fischio della, che pone fine al primo tempo, 0-0 tra Suio Terme Castelforte e Pontinia in questa prima giornata del girone D di promozione. Qualche occasione da una parte e dall'altra, Pontinia pericoloso soprattutto sulle palle inattive. Suio Terme Castelforte che cerca di colpire con la costruzione del gioco, ma è stato pericoloso praticamente di più di testa, tranne l'ultima azione del primo tempo di Petrillo che ha sparato alto a distanza ravvicinata. Da segnalare per il Pontinia una traversa colpita da Costanzi e Coia che ha dribblato Perillo ma non è riuscito poi a girare la palla in rete. Fatto sta che regna ancora la parità. Noi ci vediamo tra pochissimo per il secondo tempo, mi raccomando rimanete con noi qui su Telegolfo. Le squadre sono tornate in campo, amici telespettatori, siamo di nuovo in onda dal campo di Minturno, il Caraccio Carafa Rolando Conte, 0-0 tra Suio Terme Castelforte e Pontinia in un primo tempo che si è acceso nel finale quando le squadre hanno cominciato un po' a lanciare il pallone in avanti a caccia di occasioni. Sono arrivate in particolare per Coia e Petrillo, ma la partita è rimasta solo 0-0. La pioggia che ci ha dato tregua proprio pochi minuti prima dell'inizio della partita. È iniziato il secondo tempo con il possesso del Suio Terme Castelforte, la palla che si è persa poi tra le maglie difensive del Pontinia. Subito Costanzi prova a lanciare i compagni in attacco, recupera palla la difesa, attenzione qui buca l'intervento Corrado che poi rimane fermo, può salire il Pontinia, rimessa laterale. La palla per Peressini, lo scambio con Coia, ancora Peressini al limite dell'area, cerca un varco, non lo trova, poi arriva il tiro a giro che non era di Coia ovviamente, di Toto. La palla finisce poi alta, girata di destro, adesso il Pontinia attacca la sinistra, destra sempre in maglia granata e maglia gialla,
da destra a sinistra il Studio Terme Castelforte di mister Pernice. Nessun cambio proprio per Pernice e Cencia nell'intervallo. Stessi 22 quindi che hanno iniziato questa partita, a cercare adesso nel secondo tempo uno spunto che possa cambiare l'inerzia della gara. Attacca il Pontinia, filtrante in mezzo a cercare Toto che adesso viene fermato dalla bandierina dell'arbitro, cioè del guardalinee. L'arbitro fischia il calcio di punizione per il Suio. Buon inizio del Pontinia, siamo nel primo minuto di questo secondo tempo. Cercare le verticalizzazioni il Pontinia e gli scatti di Coia o gli inserimenti dei centrocampisti. Alza il pallone d'Alessandro, palla profonda di Leonardo, pallone che torna ai giocatori del Suio. Ancora Leonardo a cercare Martino, fa buona guardia il capitano del Pontinia che adesso prova a trasformare l'azione in offensiva. Il lancio di Peressini a sinistra, l'inserimento ancora di Toto che mette palla in mezzo sul secondo palo di testa, arriva poi il tiro di Schiavon che finisce alto, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo, Pontinia che spinge in questo avvio di secondo tempo. Calcio d'angolo da battere col mancino, palla in mezzo, ci arriva di testa un onnipresente Leonardo quando si tratta di andare a raccogliere questi palloni alti, presi praticamente quasi tutti lui nel primo tempo e questo secondo è iniziato nella stessa maniera, anche se adesso è il Pontinia che spinge più dei padroni di casa alla rimessa degli uomini in granata. Cenerelli anticipato di testa, palla che rimbalza da una testa all'altra, poi da Alessandro fermato dall'intervento del giocatore del Pontinia. La palla in rimessa laterale da Alessandro con le mani, si fa vedere vicino Martino. La palla è lunga per cercare Cenerelli, un rimbalzo di troppo e ci arriva dell'Isola, la spara in avanti a cercare Coia che si muove alle spalle della difesa, poi il colpo di testa di Zamparelli a mettere il pallone fuori, non si è inteso con Perillo, regalato quasi un calcio d'angolo al Pontini, andrà a batterlo ancora Schiavon con il mancino. Salgono le torri, si va a vedere vicino Toto, proprio per lui questo pallone, pronto a metterla in mezzo col mancino, la deviazione di Martino, pallone spazzato davanti, lo scatto di Abbatista, ci arriva Ristic, ancora un malinteso però tra i giocatori del Studio Terme Castelforte, guadagnano comunque una rimessa. Martino la lascia ad Alessandro, gesto di stizza di Martino che forse avrebbe voluto rimettere il gioco più rapidamente. Trova bene Cenerelli che si fa vedere sul fondo, palla messa in mezzo, bassa, debole, che complica comunque un po' la vita a Roani che sceglie di spazzarla fuori. La rimessa in zona d'attacco, andrà a battere Leonardo. Con la palla che è finita addirittura in calcio d'angolo, visto male. Leonardo deve posizionare però il pallone all'interno dello spicchio del corner. A battere di destro, la palla lunghissima sul secondo palo dove non c'è nessuno, prova a rincorrerla Noli inutilmente, la rimessa sarà per il Pontinia. Pontinia che gioca con quello che sembra un 4-2-3-1 con Ristic in porta, difesa da sinistra a destra con Vanzari, Bottoni dell'Isola e Roani,
due mediani sono D'Amato e Schiavon, alle spalle di Coia al centro numero 11 Peressini, a sinistra Toto e a destra Costanzi. 4-3-3 invece per Pernice e il suo Suio. Adesso torniamo in presa diretta con il Pontinia che perde pallone sulla tre quarti offensiva, può ripartire Leonardo, palla a destra per Battista, lo scambio ancora con Leonardo che gli restituisce il pallone in fascia, taglia in mezzo al capo a Battista, poi cerca Petrillo, non lo trova, poi a ripartire il Pontinia, Leonardo però fa buona guardia su Peressini, il lancio sulla sinistra trova Martino che sfida Bottoni, lo scambio con Cenerelli che finisce giù, per l'arbitro non c'è fallo, per l'arbitro non c'è fallo, e allora attenzione a Toto, scambio con Coia, la rimessa è per il Pontinia. Il tocco poi di Noli a liberare, ancora rimessa per il Pontinia che guadagna campo, ancora una rimessa, ancora campo guadagnato per la squadra di Fabrizio Cencia. Siamo al 54esimo in corso, ancora 0-0 con un Pontinia però più convinto, molto più convinto rispetto al primo tempo. Martino, lo stop di petto, prova ad andarsene via, c'è stato il tocco di D'Amato, la rimessa è gialla. Franco può avanzare, prova a cercare Martino, non si intendono i due, Martino che va ad un timido pressing, Franco lo scambio con il compagno, poi da Alessandro Petrillo di testa a cercare lo scatto di Cenerelli, interviene dell'isola, l'errore poi di Toto permette a Petrillo di tornare sul pallone. Palla che poi può venire controllata tranquillamente da Zamparelli, lancia in avanti a cercare Petrillo, di testa l'appoggio a Leonardo che lancia Martino, di testa a Bottoni, tutto regolare per l'arbitro, può avanzare Leonardo, la palla per Cenerelli, chiuso in extremis dalla difesa del Pontinia. Sarà ancora calcio d'angolo per la squadra di Pernice che prova a riprendersi dopo un avvio dove si è visto schiacciato dalla squadra ospite. Abbiamo parlato dei problemi di preparazione del Studio Terme Castelforte, in panchina ci sono Franco e Mastroianni che hanno problemi fisici. Mastroianni è uno di quei giocatori che potrebbe fare la differenza. Palla in mezzo, il colpo di testa di Cenerelli, viene poi fischiato l'intervento falloso proprio da parte del numero 9 in maglia gialla, il fallo su Vanzari, il tentativo di intervenire di testa su questo calcio d'angolo, quindi ancora 0-0, Pontinia in possesso, pronto Ristic a battere questo calcio di punizione. Si parlano Vanzari e Cenerelli, se si sta spiegando l'attaccante di Pernice, di testa ancora Leonardo, le prende tutte lui, un frangiflutti invidiabile davanti alla difesa, Leonardo che ha fatto praticamente tutti i ruoli qui a col Suio. Franco appoggia di testa a Perillo per evitare problemi, Perillo che poi non rinvia,
viene beccato un po' dal pubblico. Avrebbe voluto una rimessa più rapida, vuoto Petrillo. Poi Noli a contrasto, si infila da Alessandro che può scappare. Ottimo però l'intervento di Schiavon. Franco, Noli, D'Alessandro, Franco, Martino di petto, cercare ancora D'Alessandro, può ripartire però il Pontini, a bello il servizio qui sulla destra per lo scatto di Bottoni, chiude Leonardo, pallone che si perde oltre i confini del campo. Bella la verticalizzazione qui in fascia per lo scatto di Bottoni, subito anche un intervento a suo dire falloso. Costanzi, davvero buono il suo lancio di spalle, stop e in rovesciata praticamente senza staccare da terra, palla in mezzo, qui si deve impegnare addirittura Perillo, non rischiato un pasticcio i giocatori del Suio. Perillo si è visto scavalcare dal rimbalzo del pallone sul terreno di gioco, ha dovuto smanacciare in calcio d'angolo, un pericolo inaspettato da una palla che sembrava innocua. Calcio d'angolo dall'altra parte, assembramento di uomini in area di rigore, la palla in mezzo, interviene ancora vuoto un po' Perillo, molto incerto in questa fase il portiere del Suio. Toto per Vanzari, il pallone che schizza in alto di testa Petrillo, arriva anche Noli, D'Alessandro per Leonardo che ha qualche problema nel controllo, poi la scalcia benissimo, lanciare sulla destra Martino di prima per Cenerelli, lo stop di Cenerelli, l'intervento provvidenziale e poi il fallo fischiato a Cenerelli su Bottoni, si arrabbia il numero 9, è stato bravo però Bottoni a mettersi in mezzo e guadagnarsi anche questo fallo. Poi scontro tra Corrado e Leonardo e Pontini guadagna una rimessa in zona d'attacco, adesso gestisce sul settore di sinistra il pallone profondo a cercare lo scatto tese, palla in mezzo intercettata da Zamparelli, prova a ripartire adesso con calma il Suio. Leonardo in possesso, il destro profondo a cercare lo scatto di Abbattista che riesce a conquistarsi il pallone, Abbattista poi fermato all'ultimo dalla difesa del Pontinia che spazza il pallone davanti, Ristic trova Schiavon, corre Peressini, il pallone e la rimessa saranno per il Suio Terme Castelforte, ma in situazione di difesa quindi pericolosa perché sale il Pontinia chiaramente a fare pressing. La rimessa, cercare la sponda di Cenerelli, viene intercettata ancora prima di arrivare al numero 9, la palla dai giocatori del Pontinia che adesso però sbagliano nella ripartenza. Martino d'esterno, lo scatto di Abbattista che è più veloce di Dell'Isola, deve andare in spaccata il giocatore del Pontinia, la rimessa viene data ai giocatori della squadra ospite, mi sembrava il tocco di Dell'Isola evidente senza l'influenza di Abbattista, non così per l'arbitro. Franco però mette in azione Leonardo che sbaglia la verticalizzazione per Martino, il pallone arriva a Noli che conquista un calcio di punizione, può respirare la squadra di Pernice ma soprattutto può far salire i suoi su questo piazzato poco prima della tre quarti campo. Andrà Franco alla sventagliata in mezzo presumibilmente, invece no, arriva l'appoggio corto per Noli che lascia rimbalzare il pallone, addirittura cerca una conclusione, la palla diventa buona per Martino che la stoppa, Leonardo non trova il tempo per la conclusione, ancora però al limite Cenerelli che allarga a destra il tiro che diventa praticamente un cross per Martino, si trova però leggermente avanti la traiettoria, pallone che si perde dall'altra parte del campo. Ancora bene a Battista che sembra comunque il più attivo dei suoi, questa palla forte in mezzo rasoterra
Martino era leggermente avanti, non è riuscito a intervenire, ancora 0-0. Abbiamo superato l'ora di gioco, 62esimo in corso, non si sblocca la partita. Il lancio verso destra, il colpo di testa di Costanzi. Coia che allunga il pallone proprio per il suo numero 10 che scatta sulla destra, tocca il pallone quando però era già uscito. Sarà rimessa sulla fascia sinistra per D'Alessandro. Ancora però in pressing il Pontinia, si mette in mezzo dell'isola. Ancora fallo laterale, avanza di qualche metro il Studio Terme Castelforte. Ancora D'Alessandro con le mani. Non vedo giocatori del Studio a scaldarsi, sono due invece quelli del Pontinia. Vedremo se nel secondo tempo ci sarà qualche mossa. Sicuramente qui Martino riesce ad arrivare di rigore, palla in mezzo a cercare Cenerelli, interviene però la difesa del Pontinia a liberare. Il lancio buono per il colpo di testa di Coia, fa buona guardia Zamparelli. Ancora Pontinia però con Costanzi che raccoglie il pallone, lo scambia con un compagno, ancora tutto di prima in palleggio. Franco da terra riesce a disinnescare Peressini. Martino, e arriva poi il blocco di Schiavon che si becca il cartellino giallo per la protesta. 63esimo, terzo ammonito per il Pontinia, uno solo per il Suio. Sono dell'isola Toto e Schiavon, appunto, per la squadra ospite Noli. È stato il primo ammonito della gara per il Studio Terme Castelforte. Franco, siamo praticamente sulla linea del centrocampo, settore di sinistra. Franco col mancino, profondissimo a cercare Cenerelli, una leggera trattenuta che consente però a Cenerelli di intervenire di testa. Fischiato poi un fuorigioco. Tra quindi calcio di punizione per Ristic. Ci sono state occasioni particolari in questo secondo tempo, se non un pallone insidioso che sembrava innocuo, rimbalzato sulla protezione del pallone nell'area di rigore del Suio, stava scavalcando Perillo che in arretramento è riuscito a smanacciare il pallone sopra la traversa e in calcio d'angolo. Costanzi sulla destra, fermato da D'Alessandro, il lancio per Martino, intervento di testa è di Schiavon. Rimessa per il Studio Terme Castelforte, ancora sulla fascia più vicina alla nostra telecamera. D'Alessandro non trova compagni, Franco di testa sul rinvio del Pontinia, di testa anche Schiavon, lo stop di petto di Zamparelli, il contrasto duro con Schiavon, la palla poi schizza in avanti, non la può controllare Peressini, qualche protesta da parte del pubblico di casa per l'intervento di Schiavon su Zamparelli che è rimasto a terra. L'arbitro ferma il gioco per consentire l'intervento dello staff del Studio Terme Castelforte. Non ci sono giocatori però pronti a entrare in campo per Pernice. Nessuno all'intervallo si è scaldato con particolare intensità e al momento non vediamo giocatori scaldarsi per la squadra di casa. Sono due, l'abbiamo detto già, per il Pontinia. La partita è bloccata in questa fase in particolare, a parte qualche guizzo del Pontinia, è stata caratterizzata da tanti lanci dalla difesa in avanti, sistematicamente intercettati, un po' di flipper sicuramente non edificante da un punto di vista estetico, ma che possono essere però efficaci questi lanci, gli attaccanti che spesso sguisciano alle spalle delle difese. Il rinvio però sbagliato di Perillo, diventa buona la palla per il pallonetto di Peressini, arriva il gol che sblocca la partita al 66esimo,
un errore da parte di Perillo che ha rimesso corto e male il pallone in gioco, è diventato buono per lo scatto di Peressini che andrà a segnare con un pallonetto preciso il gol che sblocca la parità. Peressini e l'1-0 per il Pontinia. Avevo appena detto che la partita era praticamente bloccata, tanti lanci, qui un errore proprio su un rinvio. Si è fatta trovare gravemente impreparata la difesa del Suio a rimediare a questo lancio sballato del proprio portiere. È stato tutto facile per Peressini da solo davanti al portiere col pallone che rimbalzava, alzarlo e depositarlo sul secondo palo con Ristich che blocca. Quindi aggiorniamo il risultato, 1-0 Pontinia al 66esimo, il gol di Peressini. Abbiamo detto però il Pontinia che in questo secondo tempo aveva iniziato con uno spirito completamente diverso rispetto alla prima frazione di gioco. Suio che non è riuscito a trovare delle contromisure, vedremo adesso se la squadra di Pernice riuscirà a sbloccarsi. Stesso accade dopo il gol subito di avere lo schiaffo, la sveglia che serve. Qui un calcio di punizione, Franco per D'Alessandro che sale a sinistra, il lancio doveva essere per Battista e sono scambiati di fascia Battista e Martino. Martino che ha attaccato sulla sinistra nel primo tempo, adesso gioca sulla destra praticamente dalla stessa parte del campo dopo tutto il cambio, l'inversione della metà campo nel secondo tempo. Qui attenzione, D'Alessandro rischia di farsi superare dal rimbalzo del pallone, Martino la mette giù, il contrasto con D'Amato, c'è il fallo dopo l'interdizione di Schiavon per il Studio Terme Castelforte che deve salire, può salire adesso. Franco subito per Zamparelli, c'è a destra la palla in mezzo, Cenerelli in posizione irregolare, fischiato il fuorigioco con Abbattista che era riuscito poi ad agganciare il pallone, a girarsi bene in area, gioco fermo però, fuorigioco di Cenerelli, calcio di punizione per il Pontinia che può quindi rifiatare e ritornare a gestire il pallone in avanti. Ristich, pallone che diventa buono per Costanzi, Coia cerca la verticalizzazione, protegge il pallone D'Amato, davanti ancora per Costanzi il numero 10, le sue finte, poi il lancio con Mancino a cercare dall'altra parte Toto, fermato tutto però da Martino. Brutto poi il lancio di Corrado che si perde tra le maglie granata, Leonardo, ottimo il suo anticipo su Costanzi, può avanzare il Suio, si allarga a sinistra a Battista, c'è il fallo poi fischiato su Leonardo dopo che Noli non era riuscito a mantenere il possesso del pallone, un calcio di punizione da posizione interessante, può essere messo un bel pallone in mezzo da Franco col Mancino, quindi pallone a che andrà verso il secondo palo uscendo piuttosto che rientrando verso l'area di rigore come sarebbe stato se avesse battuto un destro. Adesso batterà invece Franco il capitano con il numero 3 al 71esimo in corso, batte, palla profonda, esce Ristich che ha potuto valutare la traiettoria con calma, pallone alto, lento anche se ben direzionato, potuto uscire Ristich. Adesso rinvia profondo con il destro a cercare Costanzi, anticipato da Corrado, ancora Toto per il Pontinia ad alimentare l'azione offensiva, Peressini il suo scatto, ancora Corrado che lo ferma, pallone di Toto sul secondo palo lunghissimo per Coia che lo insegue, lo mette giù, davanti a lui c'è D'Alessandro, si fa vedere vicino D'Amato, la palla è al limite dell'area però per Schiavon, contrasto contro Leonardo che finisce giù, chiedono di fermare l'azione ai giocatori del Suio, l'arbitro li accontenta,
finito giù Leonardo. Entra Moschetta. Lo 0-0 è stato interrotto al 66esimo da Peressini. Pontina in vantaggio al Caracciolo Carafa. Rolando Conte, dopo un primo tempo che non è stato avaro di occasioni, ma che ha visto una parità inscalfibile, Pontina ha iniziato il secondo tempo all'attacco e è stato premiato al 66esimo da un errore però di Perillo e della difesa di Pernice, che non ha accorciato, non è tornata verso il proprio portiere dopo aver capito che avevano perso il pallone. Peressini si è trovato da solo davanti a Perillo e ha alzato un pallonetto con cui ha sbloccato il risultato. Adesso riparte proprio il Pontina sulla destra con Costanzi, che sta svariando tantissimo, si stanno scambiando tantissimo di posto i giocatori dell'attacco del Pontina. Palla protetta da Cenerelli, come sempre fa un gran lavoro, qui vorrebbe un fallo che non arriva. L'arbitro, che è cambiato anche lui atteggiamento in questo secondo tempo, sta fischiando molto meno, magari però lasciando da parte proprio interventi che possono essere fallosi come questo su Cenerelli. Qui si lamenta il suio. Pontina allarga a sinistra, male Schiavon, il pallone che si perde in rimessa laterale, andrà a battere Corrado. Ancora non sono previsti cambi all'orizzonte. Corrado, Petrillo allarga poi a sinistra, Leonardo per D'Alessandro, si fa vedere vicino a Noli. D'Alessandro sventaglia col destro, facile di testa Schiavon, la palla davanti, Leonardo allarga dove però c'è Toto che la può stoppare. Ancora per Schiavon, la verticalizzazione verso Coglia che deve lottare con Zamparelli. Alla fine il pallone è del suo. Settantaquattresimo, ci avviciniamo all'ultimo quarto d'ora di gara, non ci sono ancora cambi. Leonardo, Noli, Petrillo può avanzare adesso bene il suo. Petrillo però non riesce a servire Cenerelli, si lamenta col proprio compagno, deve assolutamente inventarsi qualcosa il suo per rimettere in piedi questa partita, la prima giornata fondamentale, iniziare con il piede giusto. Pernice, che prima dell'inizio del campionato ha detto che l'obiettivo è mettere al più presto punti per la salvezza, che avanza Coglia, il tiro ribattuto da Franco. Coglia però ancora caparbio, allarga di testa sulla destra per Costanzi, la finta, un'altra finta, va sul fondo, mette in mezzo, il pallone sporcato da D'Alessandro, diventa buono per Perillo che rinvia subito con il destro, deve accelerare il suo. Colpo di testa di Vanzari, la palla buona per Bottoni davanti a cercare Costanzi, fa buona guardia Franco, lo scambio con D'Alessandro, ancora il capitano del Suio che con la mancino scavalca il centrocampo e trova il colpo di testa di Abbattista che appoggia a Cenerelli, pallone di ritorno per Abbattista che poteva essere buono anche per Petrillo, sventa Toto, ancora Suio però in possesso palla con Noli che allarga sulla destra per Corrado, davanti a lui c'è Martino, il tocco di prima di Martino ancora per Corrado che sbaglia poi il lancio a cercare Abbattista sulla sinistra, lo scontro corpo a corpo tra Bottoni e Abbattista con il numero 3 del Pontinia che difende la rimessa laterale. Costanzi di testa, il pallone che scavalca Peressini, Franco lo controlla e lo cede a Zamparelli che allarga a destra a cercare Martino, l'intervento di Roani, Corrado, Roani, tutto di testa con Petrillo, ancora Roani, finalmente qualcuno che mette giù il pallone, D'Alessandro sulla destra, adesso si scaldano intensamente i giocatori del Suglio, il tocco di testa di Cenerelli che si perde. Toto per Coglia che appoggia
a Costanzi, qui sbaglia l'intervento Corrado, Peressini approfitta, colpo di tacco per Toto, palla in mezzo, D'Alessandro ci mette una pezza, Noli deve guardarsi poi dall'intervento falloso. Calcio di punizione per il Suglio, il fallo di D'Amato, siamo al 77esimo. Partita e minuti che scorrono rapidamente. Ancora nessun cambio. D'Alessandro, Franco. Scambio con Leonardo, Franco poi cerca la verticalizzazione a Battista, non può avere la meglio nel corpo a corpo con Bottoni. Pallone buono per Ristic. Di destro sbaglia però il rilancio sulla sinistra, troppo largo, rimessa per il Suglio che deve salire, deve accelerare se vuole trovare il gol del pari. I due allenatori, Cencia e Pernice, vicinissimi alla palla in questo momento a dare indicazioni ai loro giocatori. Il tocco di Petrillo, Corrado davanti per Cenerelli, di testa la sponda per Abbattista, arriva l'intervento di Rovani che spazza via di testa bene il Pontinia che rovescia subito l'azione. Peressini fermato però con autorità da Franco che riceve il pallone. Adesso Noli allarga ancora per Franco che avanza, la carica del capitano D'Alessandro, può avanzare davanti a lui Noli, sceglie di andare da Battista, sbaglia però la verticalizzazione, Leonardo che stoppa in mezzo al campo, la discesa di Leonardo che allarga sulla destra per Mattino, davanti a lui Roani, Martino col mancino, il cambio di campo per Franco che è rimasto in attacco, la palla messa in mezzo, libera la difesa del Pontinia che adesso può scatenare il contropiede, un 2 contro 2, arriva velocissimo sulla destra Costanzi, ignorato da Peressini, palla messa in fallo laterale, mai nei capelli per Peressini, poteva diventare un 2 contro 1 letale. Ottima però l'azione difensiva in questo caso in emergenza assoluta del Suglio che ha liberato in fallo laterale, battuto con il Pontini adesso in possesso di palla, lo settore di sinistra, si gira ancora bene Peressini, lo tiene fallosamente però Noli. Pronto a battere il Pontinia, la palla in mezzo, non ci arriva Costanzi, sarà ancora angolo. Una deviazione della difesa del Suglio sul tentativo di sponda, la palla sul secondo palo, a vuoto Perillo, a vuoto anche Vanzari. Dieci minuti alla fine della partita, si prepara un cambio per il Suglio. Perillo ancora corto però per D'Alessandro, era arrivato come una furia giocatore del Pontinia, adesso attenzione dall'altra parte il Suglio che può attaccare in maniera pericolosa con Martino che punta Roani e la sporca il terzino del Pontinia che va a liberare in fallo laterale, alleggerisce la pressione, Suglio che rimane lì, che deve attaccare Noli, il suo lancio però viene intercettato, può gestirla il Pontinia, il lancio in avanti per Coia, solleva la bandierina con un pizzico di ritardo, chiaramente doveva aspettare di vedere se il giocatore del Pontinia poteva raggiungere il pallone, arriva il cambio, entra con il numero 18 Mastroianni, esce con il numero 11 Abbattista all'81esimo. Ho detto che non è al 100% Mastroianni,
ma deve giocarsi qualche carta pernice se vuole sbloccare questo risultato. È il play Leonardo, può fare praticamente tutti i ruoli, va a giocare a destra al posto di Abbattista, quindi torna a sinistra Martino. Mastroianni va a fare quello che sa fare meglio, cioè il mediano di lotte di governo. Noli qui sbaglia tutto. Andateci! Siamo all'82esimo, 1-0 per il Pontinia, sbloccato al 66esimo Peressini. Studio Terme Castelforte che ha cercato di darsi una scossa in questa ripresa dopo aver subito il gol. È arrivato adesso anche il cambio con Mastroianni che ha rilevato Abbattista, uno dei più attivi, forse anche per questo uno dei più stanchi. Una preparazione complessa per Pernice e i suoi. Ma deve attaccare il suo, deve attaccare Martino, molto bene sulla sinistra per D'Alessandro che può avanzare, sceglie invece di tornare proprio da Martino. Lo scambio con Mastroianni che scivola al momento di lanciare il pallone sulla fascia destra per Leonardo, recupera il Pontinia che però deve liberarsi del pressing di Noli. Palla profonda, la controlla di testa Zamparelli, ancora però il Pontinia che riconquista palla e va in avanti. Petrillo senza fallo, l'appoggio per Mastroianni, dai suoi piedi può nascere qualcosa di interessante. Buono qui il lancio per Leonardo, si scontrano Ristic e Roani, l'abito non fischia, c'è Roani fermo in area di rigore. Corrado che mette poi il pallone fuori non senza una certa rabbia. Ristic che va a lamentarsi con l'arbitro, si sono scontrati però lui e Roani che ha avuto la peggio ed è rimasto giù nell'anticipo su Leonardo. Bello il lancio di Mastroianni che col mancino allargato sulla destra per l'inserimento in area di rigore di Leonardo che ha cambiato ruolo dopo l'uscita di Abbattista e l'ingresso proprio di Mastroianni. Dovrà fare l'esterno destro d'attacco, completare il reparto con Martina a sinistra e Cenerelli davanti. Mastroianni si è sistemato, abbiamo detto, al centro della mediana con ai suoi fianchi Petrillo e Noli. Palla restituita alla difesa comandata da Gigi Franco. Mastroianni che ha ricevuto da D'Alessandro per Martino di prima con Cenerelli che però stava venendo incontro, non ragiona la difesa del Pontinia con Vanzari che spazza in fallo laterale, un pallone che poteva controllare. Fallo laterale quindi per il Studio Terme Castelforte con D'Alessandro. Cenerelli, Noli ha cerchiato Martino che stava scattando, pallone invece dato sull'arretramento. Martino apre adesso, entra in posto di palla, uno scontro regolare secondo l'arbitro, poi c'è il fallo di Martino e arriverà il cartellino giallo per il numero 10, fallo di reazione all'85esimo. Da terra tentando di agganciare l'avversario, molto probabilmente nel tentativo di prendere il pallone. Abito ha fischiato fallo e ha cacciato il giallo, ha ammonito Martino, secondo ammonito per il Studio Terme Castelforte, fanno 5 con i 3 del Pontinia in totale in questa gara diretta da Emanuele Velocci di Frosinone. A vuoto Costanzi, pallone diventa buono per Coglia che gira forte in mezzo per Peressini, almeno nelle intenzioni, il pallone che si perde larghissimo fuori portata per il numero 11. Potrà andare alla rimessa Perillo, ma deve sbrigarsi, è che siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Addirittura rinvio Zamparelli, colpo di testa di Noli, Martino la deve difendere, prova in palleggio a scavalcare l'avversario, viene però fermato da
Vanzari. D'Alessandro, Cenerelli, testa ancora con Martino contro Bottoni, la palla per Mastroianni che la gira subito per Perillo, la lascia poi a Corrado che rinuncia allo scatto proprio quando Perillo gli aveva lasciato il pallone. Palla persa banale. Noli. Mastroianni non riesce a trovare Cenerelli. Controllo di D'Amato all'indietro per Vanzari. Palla profonda che diventa però buona per Perillo. D'Alessandro. Zamparelli allarga per Corrado, davanti c'è Leonardo, l'intervento di Roani a mettere il pallone in fallo laterale. Cenerelli, l'appoggio per Corrado che può rimetterla in mezzo, il pallone però troppo sul portiere. Ristic la può bloccare con calma. Franco, Martino ancora per Franco, è l'errore di Mastroianni che se la prende con il campo, forse un rimbalzo non buono, raro vederlo sbagliare in questo modo. E se il mio cronometro non mi inganna, siamo nell'89esimo. Il pallone buono per Coia in area di rigore, il passaggio per Peressidi però è fuori misura. Peressidi deve ricominciare praticamente dalla fascia sinistra, prova a entrare in area con le sue finte, davanti a lui c'è Perillo a dargli manforte D'Alessandro, e conquista il pallone Corrado che però non riesce a far ripartire l'azione dei suoi. Gioco si ferma e c'è il cambio per il Pontinia, primo cambio per la squadra ospite, esce con il numero 11 l'autore del gol Peressini, entra con il numero 13 Seghetti. Sì, 11-13, arriva quindi al 90esimo sostanzialmente il cambio per il Pontinia, fuori l'autore del gol Peressini, dentro Seghetti. Non ho visto indicazione del recupero ancora, potrebbe arrivare a momenti. Nel frattempo ultimo giro di lancette del tempo regolamentare. Il fallo di Coia che ha tentato di coordinarsi in rovesciata, qui batte con il pallone in movimento, oltre al fatto che c'è un altro pallone in mezzo al campo, se ne accorge solo adesso Gigino Franco, si deve ripetere il calcio di punizione. Franco mette fuori il pallone e avanza, tutti davanti, c'è poco tempo, l'anticipo di Vanzari su Cenerelli, difficile la vita di Cenerelli con Vanzari quest'oggi. Franco, Zamparelli deve buttare il pallone profondo, Martino bene di testa, Cenerelli la sponda, ripeto, per Leonardo, il tiro non controlla perfettamente Ristic che in due tempi però riesce a bloccare, buona azione sull'asse Martino Cenerelli di petto, poi il pallone messo fuori per la conclusione di Leonardo. Parata di Ristic sull'occasione più importante per il suo in questo secondo tempo, proprio nel finale. L'errore poi qui
sul lancio. L'errore di D'Alessandro. Sono scambiati lui e Franco. Ormai Franco sta stabilmente a fare il terzino sinistro, D'Alessandro a fare il centrale insieme a Zamparelli, che adesso Mastroianni trova Martino, allarga proprio per Franco, il pallone rimbalza, palla in mezzo, diventa buona per Leonardo che sceglie di stoppare il pallone piuttosto che tirare di prima. Questo consente alla difesa del Pontina di recuperare e spazzare via il pallone. Tutti avanti i giocatori del Suglio, e non potrebbe essere altrimenti. Mastroianni cerca ancora Franco, in qualche modo il pallone arriva a Noli che deve girarsi, serve ancora il suo capitano che mette d'esterno sinistro il pallone in aria. Cenerelli scavalcato, Roani poi in emergenza deve spazzare via perché stava arrivando dall'altra parte Corrado. La rimessa in zona d'attacco, ma calcio d'angolo per il Suglio proprio nelle battute finali di questa partita. La palla dentro, finisce giù il giocatore del Suglio, la palla in area, protestano i giocatori del Suglio, l'arbitro però non fischia qui il fallo di Corrado per evitare la ripartenza. Punizione per il Pontinia e rimane quindi questo episodio, poi sarà da analizzare successivamente. Purtroppo possibilità di avere un replay sul campo, non c'è il VAR qui. Un contatto nell'area di rigore del Pontini, ha finito giù un giocatore del Suglio, la palla poi vagante in aria è stata spazzata via dalla difesa, ha conquistato anche un calcio di punizione del Pontini che spara in avanti, il colpo di testa di Coia, deve controllare Zamparelli che serve Franco, deve andare in avanti il più velocemente possibile il Suglio. Martino, bellissimo lo stop e la girata con il passaggio per Noli che subisce fallo, vorrebbe battere in fretta, non glielo permette Seghetti, proteste dei giocatori del Suglio, poi Petrillo, il pallone che poteva diventare buono per Leonardo diventa buono per Corrado che poi viene beffato da un rimbalzo del pallone proprio mentre stava facendo il cross, e finisce qui la partita dopo 3 minuti e mezzo di recupero. Il Pontinia espugna il Caracciolo Carafa e vince la sua prima partita in promozione grazie al gol al 66esimo di Peressini, un rilancio non perfetto del Studio Terme Castelforte ha permesso al numero 11 del Pontinia di trovarsi da solo davanti a Perillo e batterlo con un pallonetto in uscita. Studio che ha provato a ritrovare il bandolo di questa difficilissima matassa nel corso della partita ma non è riuscito a scalfire in modo efficace la difesa ospite. In questo primo atto del campionato di promozione, del girone D del campionato di promozione, Cencia batte Pernice 1-0 nel grande ritorno di Pernice al Carafa Conte, anche se sulla panchina del Studio Terme Castelforte, rovinato quindi dalla squadra granata che vince 1-0 e inizia col piede giusto questo campionato. Ci sarà sicuramente tanto tempo per il Suglio per ritrovare forma, per trovare la forma giusta, per sfruttare poi al meglio gli schemi di mister Pernice che da queste parti conoscono molto ma molto bene. Allora un ringraziamento per chi è tutto dal campo, un ringraziamento da parte di Davide Guzzardi, un saluto anche da Giuseppe Capuano alle riprese, restate con noi per le interviste del post partita e per tutti gli appuntamenti sportivi e non, sempre qui su Telegolfo. Eccoci qui con mister Cencia, mister l'esordio è andato bene, un campo non semplice sia per motivi ambientali che per tenuta, la sua squadra però soprattutto nel secondo tempo ha trovato la scossa che è servita per passare in vantaggio e portare a casa la partita. Sì, diciamo che per essere sportivi io sono una persona molto onesta, quindi
una partita da pareggio che noi abbiamo concretizzato bene nel, diciamo, disimpegno, magari sul rinvio errato. È stato bravo l'attaccante Goia a leggere il passaggio e mettere in condizioni Veressini, che, diciamo, c'ha talento lui, come ha fatto un bel gol. Però, diciamo, la partita è stata dura, perché, ma non ambientali nel senso fuori, io parlo ambientali perché il campo era difficile, perché come avete visto stamattina ha piovuto pure parecchio, però diciamo che ha retto pure abbastanza bene, ma diciamo che siamo contenti perché partiamo col piede giusto. Quali sono gli aspetti su cui pensa di focalizzarsi di più in questo avvio di stagione, proprio guardando questa partita? Quali sono magari le cose che le sono piaciute di più? Quali sono le cose in cui secondo lei la sua squadra deve migliorare? Allora, la cosa che mi è piaciuta di più, oltre al risultato, è stato il saper soffrire, perché non dimentichiamoci che loro hanno il tecnico molto bravo, Pernice, hanno una squadra tosta, quindi non era facile vincere questo campo. Quindi la sofferenza è quella che mi piace di più. La cosa che magari dovevo lavorare un po' di più è che il primo tempo loro hanno avuto su due calci d'angolo, mi sembra, su qualche palla ferma, su qualche situazione che abbiamo rischiato di prendere il gol e quindi andare in svantaggio, e sicuramente poi sarebbe stata difficile riprendere la partita. A proposito di calci da fermo, abbiamo visto che comunque nei calci piazzati la sua squadra sembra avere un potenziale notevole. Due interventi al limite di Perillo, uno che con la palla che è finita poi sulla traversa e un'altra sul primo palo in calcio d'angolo. È qualcosa per cui vi preparate in maniera specifica durante l'allenamento, o è semplicemente il talento dei tuoi giocatori? Allora, io diciamo che avendo preso Costanzi e Peressini, loro calciano benissimo le palle ferme. Diciamo che siamo stati da giovedì e venerdì a provare tante situazioni, sia dirette che magari anche qualche giocata, però tu quando hai giocatori così che del limite, secondo me, senza inventarsi niente, calciano la palla così. Ma infatti hai detto bene a sottolineare il portiere, perché Perillo ha fatto due, secondo me, parate bellissime, ma soprattutto la seconda, quella rasoterra che era difficile, angolata, eppure ci è arrivato bene e l'ha smanacciata nel calcio d'angolo. Nel primo tempo abbiamo visto una squadra che si è affidata forse un po' troppo ai lanci a parte da dietro. Infatti nel secondo, quando avete deciso di mettere palla a terra, avete iniziato sprombattente nell'avvio di ripresa. È qualcosa su cui riflettere, o sono state indicazioni, anche magari cercando di sfruttare qualche buco della difesa? Guarda, sono state indicazioni mie, perché io quando sono arrivato ho visto il campo così e quindi ho detto: ragazzi, dietro la palla non si gioca, si scavalca, si guadagna campo, attacchiamo la seconda palla. Siamo stati poco bravi a farlo, loro erano più, secondo me, più reattivi di noi, però il secondo tempo mi è sembrato così, magari col senno del poi, a parte un po' l'arrembaggio finale loro, mi sembrava che eravamo leggermente un po' più brillanti di loro, forse perché magari loro dovevano recuperare la partita, noi invece magari avevamo qualche spazio in più, abbiamo pizzicato pure qualche volta di fare il 2-0. Però ripeto, io per me era una partita da pareggio, quindi ci tengo a sottolineare, perché è un passaggio importante, è la prima volta che batto il mister Pernice, quindi siamo amici da vecchia data e quindi sono contento per questo. Oltre al fatto che comunque, ripensando alla passata stagione, questa è la prima vittoria negli ultimi tre scontri contro il Suio Terme Castelforte. Adesso però guardiamo alla prossima partita, ci sarà, tornate finalmente esordite in casa contro un'altra squadra del territorio, la Mista. Come valuta questo impegno? E poi una domanda per chiudere, perché è di rito, a bocce ferme, cosa vi siete detti in società, qual è l'obiettivo di questo Pontinia? Allora, domenica noi sono contento di affrontare la Mista, perché è una squadra fortissima, quindi non la scopro io, hanno fatto una squadra fantastica. Però diciamo che il campo nostro è difficile da battere, quindi sicuramente troveranno una squadra molto sia entusiasta per il risultato, ma perché in casa noi facciamo sempre valere, diciamo, anche il fattore campo, siamo una squadra molto aggressiva. Invece sul fattore l'obiettivo, noi abbiamo quest'anno, io sono gli ultimi tre anni tra play-out e non play-out, ci siamo sempre salvati all'ultima giornata, quindi quest'anno magari speriamo di metterci nella parte sinistra e magari possibilmente dietro le 3-4 grandi, che secondo me alla lunga arriveranno, perché i valori dopo si vedono, però speriamo di far parte del gruppo se ci riusciamo. E siamo con mister Pernice. Mister, appena finita una partita difficile che avete tenuto bene nel primo tempo, poi c'è stato l'avvio un po' più positivo del Pontinia nella ripresa, tentato l'arrembaggio finale, purtroppo è mancato qualcosa, forse un po' di fiato. Sì, un po' di tutto. Diciamo che andiamo per ordine. Diciamo che il nostro primo campionato l'abbiamo vinto ieri con il Caracciolo Carafa, Orlando Conto, che abbiamo sistemato sul rush finale, abbiamo sistemato il campo. Per cui bisogna dire che i ragazzi paradossalmente erano un po' svantaggiati, perché il campo l'abbiamo assaggiato proprio oggi con la partita. Detto questo, poi c'è l'aspetto della partita, quella giocata, dove hai detto bene tu.
siamo scesi un pochino sulla parte finale, un po' di nervosismo perché volavamo forse troppo la palla, volevamo andare subito a fare la profondità, e detta dal fatto che comunque è inutile negarlo che siamo un po' in ritardo, soprattutto qualche giocatore tipo Mastroianni che è addirittura arrivato oggi, quindi sappiamo di questo, sappiamo e siamo consapevoli che abbiamo qualche giovane che deve crescere e dobbiamo essere bravi e intelligenti a saper gestire le fasi della partita. Qualche giovane che deve crescere, noi con mister Cinci abbiamo parlato anche di Perillo, il portiere classe 2000, proprio il mister che le ha fatto tanti complimenti e ha ammesso che questa partita era da pareggio e deve crescere, sì, perché il gol è nato da quello che è stato un suo rinvio sbagliato, però parlando appunto con l'altro mister, anche due grandi interventi sui calci di punizione, in particolare la parata bassa sul palo, che sicuramente lasciano ben sperare per questo prospetto. Ci può parlare quindi proprio di questa squadra, anche se noi abbiamo rimarcato anche più volte in cronaca che ci sono dei problemi di preparazione, quindi il vero studio di mister Pernicero vedremo più avanti. Quali sono comunque le prospettive secondo lei? Le prospettive sono proprio queste. Allora, tecnicamente il ragazzo, diciamo, ha fatto il portiere tra i pali, ha dimostrato di essere valido. Palle alte, palle basse, qualcosina ha peccato sul calcio di rinvio, probabilmente la dovevamo stare più attenti. Su quale situazione? A centrocampo abbiamo subito un fallo a pietra e martello sul Zamparelli. Abbiamo perso un uomo che è uscito, la difesa nostra si è schierata a tre e con il rinvio del nostro portiere l'ha fatta un po' lenta e là dobbiamo chiaramente curare l'aspetto tecnico del ragazzo. Però l'esperienza deve valere, quindi dovevamo essere un attimo più ordinati, più attenti e aspettare che Zamparelli poi riprendesse la posizione mezzo a campo. Difatti, ha detto bene Cinci, è una partita da 0-0, qualche cosa in più forse noi sulle palle gol un po' più pulite, un po' più nette, non siamo stati proprio cattivi. Ripeto, con un po' di attenzione avremmo pure fatto passare inosservato l'errore tecnico del ragazzo, però io ho scommesso come al solito sui giovani, ci credo, è un ragazzo che ha dimostrato che può fare il calcio anche a livello di categoria superiore. Ci vuole un po' di pazienza, aspettiamo un attimo. L'importante è che la squadra comunque ha dimostrato di tenere il campo con una formazione che io reputo che sia stata allestita per fare un campionato di vertice. Parlando del campo, chiaramente i ragazzi hanno potuto vedere oggi, innanzitutto una domanda che è inevitabile, il ritorno al Carafa Conte, anche se con una maglia diversa, su una panchina diversa, ma se questo sarà il vostro stadio di casa, quindi innanzitutto se le voglio chiedere cosa prova in questo momento, e poi in seconda battuta, ci sono tanti giocatori che con lei questo campo hanno calcato anche per più di una stagione, se può essere effettivamente un valore in più, sappiamo quanto è stato importante questo campo per tutte le cavalcate, salvezza e promozione del suo Minturno. Sì, adesso c'è una nuova società che si chiama Suio Castelforte, che ha deciso insieme all'amministrazione comunale e l'ex Minturno di giocare sul comunale. Ci siamo stati, diciamo, accettati, tra virgolette. Francamente io penso, parlando più volte con la società, c'è anche un pensiero, diciamo, nel futuro, penso anche prossimo, di fare una cosa tutti insieme qui a Minturno. L'importante è che il campo, tra virgolette, è stato riaperto, perché personalmente per me era un dispiacere tenere questo campo in stand-by, al di là di tutti i pensieri che possono avere altre persone, però lo sport deve stare fuori dalla politica, dall'arrivismo personale e quant'altro. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere attenti pure sulla situazione sociale. Poi ovviamente l'emozione, siamo venuti con Cincia che è stato un ex giocatore di Rolando Conte, siamo venuti qua a salutare, un dovere morale e soprattutto di affetto nei confronti di persone che hanno veramente speso tanto. E vorrei che le persone, i miei compaesani, capissero un attimo questa fase di transizione. Io sono un tecnico del Studio Castelforte, però posso garantire che la società, nel nome di Gianfranco Circio, è fortemente orientata a rimanere sul campo di Minturno a fare cose importanti. Speriamo bene che ci sia anche la forza, diciamo, economica per poter fare questi tipi di campionati, perché poi oltretutto c'è da dire che comunque questi campionati sono arrivati a livello economico con costi molto molto alti. Adesso diamo uno sguardo alla prossima partita, prima di chiudere si va su un campo particolarmente tosto contro il Terracina, quali sono gli aspetti su cui, dopo questa partita, su cui sente di dover lavorare di più e cosa vi deve trarre di buono nonostante il punteggio finale da questa gara?
Sì, per quanto riguarda trarre buono, bisogna ovviamente togliere questi tipi di disattenzioni che abbiamo commesso oggi su una partita che potevamo tranquillamente portarci il punticino nella nostra a casa. Terracina non c'è bisogno di presentazione, sono squadre, sono società attrezzate, in campo penso che sia un attimino migliore di questo. Noi andiamo a fare quello che dobbiamo fare per tutto il campionato, i punti per la salvezza, quindi o dentro casa o fuori casa dobbiamo essere bravi a cercare punticino punticino di raggiungere la salvezza. Per cui Terracina dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere sicuramente stare allenati, perché altrimenti facciamo solo 45 minuti buoni, come abbiamo fatto pure nelle occasioni di qualche amichevole. Abbiamo dimostrato che comunque di reggere bene il campo, però per ovvi motivi adesso stiamo un po' indietro, quindi 95 minuti, perché oggi al calcio, avete visto, si giocano 95 minuti, bisogna salire, sperando che da questa settimana che verrà ci abbiamo un organico a completo, cosa che abbiamo sulla carta, però attualmente, ripeto, per responsabilità un po' nostre, economiche, e di scelte di giocatori, per far quadrare un po' il cerchio, abbiamo dovuto aspettare pure qualche ragazzo che finisse poi di mettere gli ombrelloni e arrivare a giocare a calcio. (Musica)